Caldo Fuchs rührt nichts. Non funziona. Benvenuti cari amici della Pallamano dal palazzetto di Bressanone in via Laghetto. Partita femminile oggi valida per la Serie A Beretta, c'è il Brixen Südtirol contro l'Ariosto Ferrara. Partita che è iniziata da un minuto, 0-0 il parziale. In possesso di palla attualmente il Bressanone, in campo con Ghilardi, Affaltro, Hilbo alla destra, al centrale Dunvaldo, Vegni come pivot,
Gran tiro dell'Abfalter, palla che passa sopra la porta, possesso adesso per l'Ariosto Ferrara. Tanic, sbaglio di passaggio, la Tanic, contropiede del Bressanone, troppo alta la palla spedita da Stephanie Dunwald al Hilbert, nulla di fatto. Secondo minuto di gioco del primo tempo, 0-0. Possesso di palla per l'Ariosto Ferrara. Ariosto Ferrara in campo con centrale numero 9, la Tanic Marianna. Tiro della Visentin Kerber Maria, palla che va oltre la linea di campo. Ci prova il Bressanone ed è la seconda palla che spedisce oltre la linea del fondo campo il Bressanone. Terzo minuto di gioco, 0-0 il parziale. Giro palla per le ragazze del Ferrara. E col numero 17 Fabbricatore Luciana realizza il primo gol per il Ferrara, 1-0. Perde la palla il Brixen Südtirol. Visentin, Tanic, Crosta, Crosta terzino destro. Visentin, Tanic, sulla linea di 7 metri Tanic, chiude bene la difesa del Brixen, continua l'attacco delle ragazze del Ferrara che vengono bloccate. Sulla linea dei 9 metri le due arbitre sono Bascao Alessandra e Merisi Gianna. Bressanone che ha piazzato una difesa 6-0. Tanic, tiro della Tanic, centra la traversa, sul rimpallo va la palla in mano alla Marocchi Ongai. E siamo sul 3-0 in vantaggio il Ferrara. Fortunata la Rossignoli alla porta del Ferrara. E sul rimbalzo, lì rimbalza la palla dal palo alla schiena, ma non oltrepassa la linea. 0-3 più 3 per il Ferrara. Inizio roccambolesco. Tiro palla delle ragazze del Ferrara. Perdono la palla. Dunwald, Stefani. Aguilardi, Sofia, la Dunwald al centro. Sbaglia il passaggio la Aguilardi, contropiede del Ferrara. E Soglietti Katia, capitano del Ferrara. 0-4 il parziale, in vantaggio il Ferrara. Si riorganizza l'attacco del Brixen. Ghilardi, Dornwalder, Abfalter. Ghilardi, Dornwalder, Java Babbo. Dunwaldo cerca il pivot che viene bloccato, non c'è fallo. Possesso di palla adesso per le ragazze del Ferrara. Gran botta della Costa Martina, palla che finisce accanto alla porta. Bressanone che deve rimontare adesso 4 gol. Abfaltro, Dunwaldo, Ghilardi, Dunwaldo, Dunwaldo alla Hilbo, Hilbo, Ghilardi, gran botta della Ghilardi, rimpallo nelle mani della Hilbert, doppia parata della Rossignoli Ania. Due
Ghiotta occasione adesso per il Ferrara per portarsi sul più 5. Cartellino giallo per il numero 19, la Vegni Violetta del Brixen Südtirol. Settimo minuto di gioco. Tanic, vari incroci di palla, ottima parata della Prinsto. Seconda fase del Bressalone con la Ghilardi. Ghilardi che a Faltro gioca sull'ala e sblocca il risultato, la Hilber col numero 12 per il Bressalone, primo gol del Bressalone che accorcia le distanze 1-4 in vantaggio il Ferrara. Tanic, Costa, Tanic, Visentin, Tanic, Tanic che incrocia la palla con Visentin, Costa alla Tanic, uno contro uno della Tanic, viene fermata dall'arbitro, c'è stato un fallo, tiro dai 9 metri per le ragazze del Ferrara. Visentin, Tanic, Costa, Costa, attenzione al passivo, Costa, passivo, gioco passivo, contropiede del Bressanone, Giada Babbo si lancia e con molta classe Giada Babbo accorcia le distanze 2-4. L'arma vincente del Bressanone, l'asse Prünster Babbo. Che nella partita di oggi ha iniziato a riscaldarsi a rilento. Siamo al nono minuto del primo tempo. Tanic, tiro della Tanic, difesa in area e tiro dai 7 metri per le ragazze dell'Ariosto Ferrara. In porta la Monica Prinsto, alla ai 7 metri si prepara il capitano del Ferrara Soglietti Katia. Che realizza un nuovo punteggio 2-5 in vantaggio il Ferrara. Sotto di 3 il Brixen. Brixen in possesso di palla. Giro palla con Abfaltro, Donvaldo, Ghilardi. Donvaldo, Ghilardi, Babbo sull'ala, Babbo che tira verso il centro, passa la Ghilardi, gran botta della Ghilardi che però scalfigge solo il palo della porta, tiro della Soglietti e ottima la parata della Monica Prinsò. Velocissime le ragazze delle Brixen con Ghilardi, Ghilardi che viene bloccata sulla linea dei 9 metri. Due a 5 il punteggio, primi 10 minuti del primo tempo. Giro palla del Brixen con Donvaldo, Alfaltro, Donvaldo, Ghilardi, Hilbo, Donvaldo, tiro deviato dalla difesa del Ferrara, rimessa per il Brixen. Abfaltro, Donvaldo, Ghilardi, Ghilardi, tiro della Ghilardi, ottima la parata della Rossignoli Ania, contropiede del ragazzo del Ferrara che però viene bloccata sulla linea dei 7 metri, tiro franco, ci prova la Giada Babbo per il Bressanone. La difesa all'interno dell'area dei 6 metri. Rigore, tiro dai 7 metri per il Brixen. Si prepara col numero 25 Giada Babbo. Per il Brixen in porta Rossignoli Ania, per il Ferrara.
e sbaglia lo specchio della porta Giada Babbo. Brixen sempre sotto di tre. Giro palla del ragazzo del Ferrara, Visentin Tanic. Visentin Tanic, e Giada Babbo gli ruba la palla, va in contropiede in volata da sola, prova una girella però non gli riesce la girella. Terza palla che perde la Giada Babbo, e sul lato opposto la Marocchi realizza la sesta rete per il Ferrara e due minuti di penalità per l'Aguilar di Sofia. Tredicesimo minuto, Brixen sotto di 4. Attacco adesso il Bressalone con l'extra player. Viene bloccata sulla linea dei 7 metri da Mauro Pergassara. Cartellino giallo per la Costa. Giro palla del Brixen con Hilbo. Mauro Pergo. Dunvaldo, Mauro Pergo, Dunvaldo, Dunvaldo che viene bloccata, preso una botta sul viso. Attenzione al gioco passivo, Degni, Dunvaldo. Sbaglia il passaggio da Dunvaldo, contropiede delle ragazze del Ferrara, e con il numero 77 la Soglietti Katia realizza il settimo gol per il Ferrara. Bressanone sotto di 5 al 14° minuto del primo tempo. Sembra non funzionare niente oggi nelle file del Brixen Südtirol. Dunvaldo, Hilbo dall'ala, la Hilbo sull'angolo, sul primo palo, la Hilbo raccorcia le distanze. 3-7. Il Salone è sempre sotto di 4. Siamo al 14° minuto di gioco del primo tempo. Continua a macinare il Ferrara. Sbaglia sul primo palo la fabbricatore Luciana. Possesso di palla adesso del Brixen. Chiede time out Hubinessing. A realizzare per il Brixen in questi primi 14 minuti la Hilbert con due segnature, Babbo con una, nelle fila dell'Ariosto Ferrara a realizzare la fabbricatore un gol, la Marocchi con il numero 24 ne ha realizzati tre, e anche tre ne ha realizzati la Soglietti con il pettorale 77. Tantissimi sbagli questi primi 15 minuti di gioco nelle fila del Brixen. Brixen che ha schierato anche dopo due mesi e mezzo oggi la Andrea Eder, che aveva subito un infortunio, una colonna nella difesa del Brixen. Vedremo se
il coach Hubinessing la farà entrare nel campo negli ultimi minuti. Possesso di palla del Brixen con l'occasione di portarsi a meno 2. Coach Bari in croce di palla, Giada Babbo sbaglia il passaggio, la Giada Babbo fulminea la costa per il Ferrara, perde palla il Brixen. Visentin, Costa, Tanic, parata da parte della Monica Prünstow. Io non avrei visto il rigore, ma sanzione al coach Hubinessing da parte della Bascao Alessandra, cartellino giallo. Comunque tiro dai 7 metri per l'Ariosto Ferrara. Soglietti Katia col numero del pettorale 77 contro la Monica Prünstow, e vince la sfida a rigore la Soglietti Katia. Si porta di nuovo a più 5 il Ferrara, 3-8 il parziale, siamo nel 17° minuto del primo tempo. Donvaldo, Ghilardi, Donvaldo, Abfaltro, Ghilardi, Vegni, Donvaldo, Abfaltro, uno contro uno dell'Abfaltro, passa alla Vegni che però viene bloccata dalla difesa del Ferrara, tiro dai 9 metri, attenzione al passivo, Giada Babbo, Donvaldo, e sempre la Vegni, difesa in area, eh sì, difesa in area, non c'è rigore, da solo 9 metri l'arbitro, e a munizione. Donvaldo, Ghilardi, Donvaldo, Abfaltro, Ghilardi, Donvaldo, Donvaldo che viene bloccata dalla Costa, tiro dai 9 metri, Babbo, Abfaltro, Ilbo, perde la palla, Ilbo era scivolato, la Abfaltro, possesso di palla per le ragazze del Ferrara. Costa, Tanic, Costa, Tanic, Tanic, Ferrara, giro palla del Ferrara, tiro della Tanic bloccato dalla difesa del Brixen, gioco passivo, contropiede del Brixen, e perde la palla di nuovo la Mauberg, tantissime palle perse in questi primi 18 minuti di gioco del Brixen. Ferrara sul più 8, già sta giocando attaccando per il più 6. Tanic, Costa, nuova Tanic, Visentin, croce di palla con la Costa, Costa che cerca di cerca il pivot, ma c'è un cartellino giallo, incomprensione da parte degli arbitri, tiro dai 9 metri, ma io non avrei visto il fallo, ma comunque continua a possesso di palla l'attacco del ragazzo del Ferrara. Tanic verso il centro alla Marocchi che sfrutta l'occasione datagli, nuovo punteggio 3-9, Brixen sotto di 6. Brixen adesso
deve recuperare. Cominciano a diventare tanti gol il divario. Ghilardi, Mauro Pergo, Dunvaldo, Dunvaldo alla Mauro Pergo che viene bloccata sulla linea dei 7 metri. Abfaltro, Ilbo, Abfaltro, Dunvaldo, Dunvaldo, entra Dunvaldo che prende una botta in faccia però riesce a realizzare a corte distanze 4-9. Brixen sotto di 5, siamo al 21esimo minuto di gioco del primo tempo. Tanic, passi della Tanic, questa volta l'hanno visto, contropiede spedito del Brixen, e sembra che inizi a funzionare l'asse Prinsto Babbo, accorcia il Brixen, comunque rimane sotto di 4, siamo al 21esimo del primo tempo. Giro palla delle ragazze del Ferrara, Tanic, Visentin, Visentin cerca l'uno contro uno, Visentin, Tanic, Costa, attenzione al passivo, braccio alzato degli arbitri, Visentin, Visentin, rimessa laterale per le ragazze del Ferrara, la palla era stata deviata dalla difesa del Brixen. 5-9 il parziale, 22esimo minuto del primo tempo. Tani, il tiro della Tani, sparata della Princeton Monica, occasione adesso per le ragazze del Brixen di portarsi a meno 3. Giro palla del Brix con Abfaltro, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Abfaltro, Ghilardi, Dunvaldo, Babbo, Babbo, bel passaggio alla Vegni, difesa in area all'interno dell'area dei 6 metri, c'era la Visentin Kerper, 2 minuti di penalità alla Visentin e tiro dai 7 metri per il Brixen. Si prepara la linea dei 7 metri da Abfaltro a Nadia e realizza a corso delle distanze, Brixen si porta al meno 3. Preferisce giocare senza l'extra player l'Ariosto Ferrara. Giro palla dell'Ariosto, Costa, Tanic, Costa, Tanic, passa la Costa, Costa che viene bloccata sulla linea dei 7 metri. Tanic, centrale Costa, si prova la Tanic con uno contro uno, attenzione braccio alzato per gioco passivo da parte degli arbitri, Costa, tiro della Costa, palla deviata dalla difesa, dal muro del Brixen che si porta subito uno contro uno, bellissimo l'Abfaltro, gran tiro, ottima la parata del Rossignoli Agna. Brixen che rimane sotto di 3, 24esimo minuto del primo tempo. Giro palla delle ragazze del Ariosto Ferrara, Tanic, Costa, Costa, tiro a sorpresa della Marocchi,
che allunga di nuovo 6-10. Ghilardi dall'ala per il Brixen, sempre sotto di 3 il Brixen. 25esimo minuto del primo tempo. Visentin, Tanic, Costa, Tanic, Costa, Tanic, Visentin, l'ala non si passa, di nuovo al centro verso la Tanic, Costa, Costa cerca il pivot che perde la palla, però seconda fase del Brixen con la Ghilardi, Ghilardi, Babbo dall'ala, ci prova e riesce la Mao Pagasara. 2 minuti di penalità invece per la Tanic, e accorcia il Bressanone. Brixen sul meno 2, 25esimo minuto del primo tempo. Si ripalla adesso di nuovo per le ragazze del Ferrara. Costa, giro palla del Ferrara, ci prova dall'ala la Visentin, ottima parata della Monica Princeton. Occasione per il Brixen adesso di portarsi a meno 1. Babbo, Babbo Lavegni che non riesce a intercettare il passaggio della Giada. Babbo perde palla al Brixen. L'idea era ottima. Comunque Ferrara in attacco, possesso di palla, giro palla del Ferrari e dall'ala aiuta la Monica Punster, la traversa, tiro della Soglietti che sfiora la porta. Di nuovo l'occasione del Brixen per portarsi a meno 1. Babbo, Dunvaldo, Babbo come centrale adesso, gran botta della Abfalto Nadia che accorcia le distanze, 9-10. 27esimo minuto di gioco, ha recuperato 5 gol e adesso chiede time out l'Ariosto Ferrara. Marocchi per l'Ariosto Ferrara, miglior realizzatrice in questi primi 25 minuti. Nelle file invece del Brixen la miglior realizzatrice con il numero 12, la Hilbert con 3 gol, seguita dalla Abfalto Nadia con 2, poi Babbo, Dunvaldo e Ghilardi con una realizzazione e anche la Mavo Perga. Devo dire bravo il Brixen a recuperare 5 gol in questo primo tempo. Ariosto Ferrara vorrà capitalizzare adesso questo attacco, siamo al 26-33, al 27esimo minuto di gioco. Nuova 10 il parziale. Giro palla per le ragazze dell'Ariosto Ferrara, Costa, Visentin, l'Ariosto Ferrara con un uomo in meno, con l'extra player, sta giocando con l'extra player, giro palla, tiro realizzato dall'Ariosto Ferrara, ma c'erano i due arbitri che avevano interrotto la partita.
ha interrotto il gioco per un fallo subito da parte della Marocchi. Marocchi, crosta, Marocchi, Visentin, Marocchi, gran tiro della Marocchi, c'entra solo il palo, occasione ghiotta adesso per il Brixen per un eventuale pareggio. Siamo al 28esimo minuto del primo tempo, Brixen sotto di uno in possesso di palla. Abfalto, Dumbaldo, Ghilardi, Abfalto, Dumbaldo, Ghilardi, gran tiro della Ghilardi e per la prima volta è pareggio 10-10. Gran recupero delle Brixen. Mancano esattamente due minuti alla fine del primo tempo. Brixen che era sotto di 5. Giro palla adesso per le ragazze dell'Ariosto Ferrara. Crosta, Visentin, tiro della Visentin, riesce a bucare la Monica Princeton. 10-11, in vantaggio di nuovo il Ferrara col più 1. 29esimo minuto di gioco, manca un minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Babbo, Ghilardi, Dornvaldo, Abfaltro, Dornvaldo. Violetta Vegni che è stata bloccata sulla linea dei 6 metri come pivot. Comunque rimane in possesso di palla il Brixen. Ghilardi, Hilbo. Hilbo in mezzo alla Dunvaldo. Dunvaldo, Abfalter. Gran tiro dell'Abfalter. Parata della Rossignoli Agna. Nulla di fatto. Ultimi 40 secondi del primo tempo. Occasione per il Ferrara di portarsi sul più 2. Giro palla con Tanic, crosta, Tanic, Visentin, Tanic, crosta. Dovrebbe essere passivo. Visentin, Tanic, tiro della crosta, parata da parte della Princeton, contropiede del Brixen. La Hilbo sulla linea 6 metri, difesa in area, esatto, difesa in area esattamente sulla sirena. Difesa in area e tiro dai 7 metri a tempo scaduto. E si prepara la Nadia Abfalter col numero 11 sulla linea dei 7 metri. E realizza l'11esimo gol. Finisce il primo tempo, 11 pari e ci risentiamo tra 10 minuti. Thank you.
Carissimi saluti da parte di mia moglie, mi raccomando salutamelo, va bene, aspetta. Ricambia. Devo fare mezz'ora di pausa. Quindi sono sparato 5 ore di tennis tavolo. Io quando primo giro in bici mi fumano ancora il culo. Caro Stefano. Lei è un diesel qua. Oggi lei è un diesel. Questa volta non è tutto in pezzo, è tutto la grossa che sta in pezzo, questo non sono. Nell'intervista che ho fatto, tutte quelle che hanno fatto la Coppa Italia, io ho fatto l'intervista e ho detto: ma cioè, non è il Bresciano che io ho visto l'ultimo fine settimana? No, infatti, cioè, anche Sassari ha fatto un po' simboli. Il Cassano, sì. Cioè, Cassano anche ha perso. Cioè. Sì, ma comunque ieri devo dire sei riuscito a fare un ragionamento. Cioè. Il mio prima io parlo con l'inglese, con lui mi risponde in italiano, in italiano. Sì. Tu dobbiamo fare come sempre due italiani e uno tedesco, eh? Dopo? No, devi dirmi tu, sei tu che comandi, io sono solo l'apprendista. Io comando nessuno, io. Comando neanche me stesso. Hai fatto gli auguri a Walter oggi? Certo. Madonna, stamattina, prima cosa che ho fatto. Figurati, se non le faccio, quello che mi chiede il muso per... No, scherzo. Auguri, giovanotto. Non è mica tanto.
tanto giocare una volta. Tu hai ancora 5 davanti. Ah sì? Lì ce l'avevo. Ah, 5. Ma tu vai in vacanza adesso. No, ma io sono in vacanza, perennemente. È brutto essere in vacanza e non poter fare il cazzo che si vuole. Quello sì. È come un castigo. Da una vita. Ma no, ti dico questo. Yes. Via belli, in alto ferma di Stiefel, in alto belli di segno. Questo è il tavolo che non è lì, ma Dio che è. L'ha fatto a perdere. 5 ore di tassaglia. Ma pare che sono tutti incazzati con loro. Io ho parlato con Gesù che mi era incazzato come non mai. Sì, anche perché, sai cos'è? Devo ha avuto veramente un comportamento non per questo gesto. Proprio. Semplicemente perché. Perché calcolando che quell'altra porretta soltanto 10 ore. Tiro diretto dal col fischio d'inizio, era impreparata il portiere del Ferrara e si porta in vantaggio così il Brixen con un tiro diretto dal centrocampo del Dubaldo Stefani, più uno per la prima volta per il Brixen. Giro palla adesso per le ragazze dell'Ariosto Ferrara. Tanic crosta. Tanic, che prova la Tanic, bloccata sulla linea dei 6 metri. Giro palla sempre le ragazze del Ferrara con Tanic. Crosta, cerca il pivot. Crosta adesso come centrale. Visentin. Tanic, la crosta sulla linea dei 6 metri, pareggio 12 pari. Ghilardi bloccato sulla linea dei 6 metri, Stefani Dunval al tiro, 12 pari, secondo minuto del secondo tempo. Dumbaldo uno contro uno, Giada Babbo dall'ala, prova una girella Giada Babbo, ottima la reazione del portiere Rossignoli.
Sempre possesso di palla per il Brixen. Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo. Mao Pergo, Hilbo. Dunvaldo, gran tiro della Dunvalder, palla che va a fondo campo sopra lo specchio della porta. Fallo in attacco da parte delle ragazze del Ferrara e in contropiede realizza la Sara Mao Pergo. Nuovo vantaggio per il Brixen. Più uno per il Brixen, 13-12. Possesso di palla per le ragazze della Rosto Ferrara. Visentin, Tanic, Crosta. Tanic. Ferrara con due pivot, gran tiro del Ferrara, parata della Monica Princeton. Riorganizza l'attacco del Brixen, la Dunvaldo Stefani, cambia posizione con la Ghilardi. Ghilardi adesso come centrocampo. Mao Pergo, Ghilardi, Dunvaldo. Dunvaldo, Dunvaldo, la Hilbo non intercetta il passaggio della Dunvaldo. Occasione adesso per le ragazze del Ferrara di realizzare di nuovo il pareggio. Tanic, Tanic che viene bloccata, passi, contropiede del Brixen con la Hilbo e la Hilbo, Sara, realizza e porta il Brixen sul più due. Quinto minuto di gioco del secondo tempo. Giro palla delle ragazze dell'Ariosto Ferrara. Tanic, gran tiro della Fabbricatore. Bloccata al tiro la Sofia Ghilardi, tiro dai 9 metri per il Brixen. Giro palla del Brixen con Ghilardi. Mabbo, Dunvaldo, Mao Pergo e tiro sotto il piede della Rossignoli Agna. La Mao Pergo che realizza e porta il Brixen sul più 3, 15-12. Sesto minuto di gioco del secondo tempo, possesso di palla per le ragazze del Ferrara, la Tanic. Rimessa laterale per le ragazze del Ferrara. Soglietti alla palla, Crosta, Crosta, pivot che viene bloccato dalla Mao Pergo, Sara. Tanic, Crosta, che salva il pallone in extremis per la propria squadra. Crosta, Tanic, Crosta, attenzione gioco passivo, Crosta, Crosta, con un tiro schiacciato la Crosta accorcia le distanze, botta e risposta del Brixen con la Ghilardi, ottima la parata della Rossignoli, 15-13 il parziale, settimo minuto di gioco del secondo tempo. Brixen avanti col, sul più 2. Giro palla del Ferrara. Tanic, Crosta.
Vizentin Tanic, Krosta, Vizentin Tanic, attenzione al gioco passivo, tiro della Tanic, c'è stato però un fallo ravvisato dai due arbitri, tiro dai 9 metri per le ragazze del Ferrara, fallo di piede, velocissime le ragazze del Brixen, rigore per difesa in area e due minuti alla Krosta, rigore o tiro dai 7 metri per il Brixen. La linea dei 7 metri si prepara la Affalto Nadia. Parata dalla Rossignoli Ania, nulla di che, comunque rimane in possesso di palla. Si è storta la caviglia spostandosi, si è storta la caviglia della Vizentin, che esce dal campo saltellando su una gamba, non riesce più a appoggiare. Entra col 99 adesso per le ragazze del Ferrara la Verigni Gioia. Possesso di palla per il Brixen. Brixen avanti di 2. 15-13. Ottavo minuto del secondo tempo. Babbo. Gran tiro della Abfalter e devo dire grandissima, bellissima parata da parte della Rossignoli. Invariato il punteggio 15-13. Ferrara adesso che gioca con l'extra player. Tanic, Marocchi, Tanic. Gran tiro del Soglietti Katia. Ottima la parata della Monica Princeton, rimessa però laterale. Rimane in possesso di palla il Ferrara. Giro di palla della ragazza del Ferrara. Verini ci prova. Parata da parte della Monica Princeton. Bressalone è velocissimo. Fermata sulla linea dei 6 metri la Hilbo. Tiro dai 9 metri, possesso di palla per il Brixen con l'occasione di portarsi sul più 3. Dunvaldo, Ghilardi, Babbo. Ghilardi che non riesce a intercettare il passaggio della Babbo, salvata dalla Monica Princeton. Hilbo, Affalto, Ghilardi. Bellissimo il passaggio alla Vegni Violetta, che realizza e porta la squadra del Brixen sul più 3, 16-13, decimo minuto di gioco del secondo tempo. Al completo di nuovo in campo adesso le ragazze del Ferrara. Tanic, uno contro uno della Tanic. Difesa in area da parte del Brixen, tiro dai 7 metri, aggiudicato alle ragazze del Ferrara. Si prepara col numero 77 la Soglietti Katia. Che realizza il tiro dai 7 metri a corsa di distanza 16-14. Babbo, Ghilardi, gran tiro della Ghilardi, bellissimo. Risponde subito il Ferrara, velocissime. Parziale 17-14, persone di nuovo sul più 3. Tanic incrocia con Krosta. Krosta adesso il pallone, Krosta. Tanic che continua.
Berigni, crosta Tanic, tiro della Tanic, palla che è stata deviata dalla difesa delle Brixen, braccio alzato da parte degli arbitri per gioco passivo. Crosta, perde palla velocissimo il Brixen con Giada Babbo, passaggio in mezzo alla Hilber che da Giada Babbo non intercetta la Hilber il pallone, occasione sfumata di portarsi sul più 4. Tanic cerca il pivot che cerca, riesce a liberarsi, bloccata però da Laffalter. Tiro dai 9 metri per le ragazze del Ferrara. Indicazione della Tanic per il prossimo sistema da giocare. Crosta, si prova la crosta fermata dalla Ghilardi. Tanic e in mezzo alle gambe la Berigni accorcia 17-15. Hilber dall'ala, gran botta della Hilber, parata da parte della Rossignoli. Seconda fase, ci prova il Ferrara col numero 17 Fabbricatore Luciana, vice capitano della squadra. Palla che però sfuma a fondo campo, rimessa per il Brixen, 17-15, Brixen ancora in vantaggio sul più 2, 14esimo minuto del secondo tempo. Giro palla del Brixen con Dornvaldo, Maupago, Dornvaldo, Ghilardi, Dornvaldo, Hilbo, Ghilardi, gran botta della Ghilardi che non lascia scampo alla Rossignoli. Di nuovo il personal Brixen si porta di nuovo sul più 3, 18-15, 14esimo minuto del secondo tempo. Giro palla delle ragazze dell'Ariosto Ferrara. Crosta, Tanic, Crosta, Tanic, incomprensione il passaggio della Verigni, Gioia finisce a fondo campo, rimessa per il Brixen che ha l'occasione di portarsi sul più 4. Dombaldo, Ghilardi, Dombaldo, Maupago, Dombaldo, Hilbo, Dombaldo, Hilbo e difesa in area, decide l'arbitro, tiro dai 7 metri, al limite. Si prepara alla linea dei 7 metri la Ghilardi, Sofia, e monetizza il tiro dai 7 metri, 19-15, più 4 per il Brixen. Siamo esattamente al 15esimo del secondo tempo. Grande rimonta delle Brixen che era sotto di 5. Giro palla delle ragazze dell'Ariosto Ferrara. Crosta. Passi Tanic, Crosta. Ottima la parata della Monica Princeton. Di nuovo la crosta si porta sulla linea dei 6 metri, viene bloccata dalla Ghilardi. Tiro dai 9 metri per le ragazze dell'Ariosto Ferrara. Occasione per portarsi sul meno 3. Tanic, Crosta, Tanic,
giro palla delle ragazze dell'Ariosto Ferrara. Verigni crosta, Verigni, Tanic, Verigni perde palla, la Verigni, contropiede del Brixen con la Hilbert, impeccabile, perde il pallone la Hilbert, non riesce a intercettarlo sulla linea dei 6 metri, viene bloccata, fallo dai 9 metri. Babbo che viene subito affiancata da due giocatrici del Ferrara. Giro palla del Brixen, Brixen sul più 4, occasione di portarsi sul più 5. Dunvaldo, Babbo, Dunvaldo, Mauprego, Dunvaldo, Babbo, Dunvaldo, Ghilardi, gran botta della Ghilardi. Sofia che porta Bressanone sul più 5, 20-15, e siamo al 18° minuto di gioco del secondo tempo. Time out richiesto dal mister del Ariosto Ferrara, Carlos Brito Salberto. Le reti segnate per l'Ariosto Ferrara, due reti segnate dalla Crosta, una dalla Fabbricatore, 5 dalla Marocchi, 5 dalla Soglietti, una la Verigni e una rete la Visentin. Per il Brixen Südtirol la Abfaltern realizzate 5, la Babbo 1, Dunvaldo 1, la Ghilardi 6, Hilbo 4 e Mauperg 2, e chiude la Vegni con un gol realizzato. Parziale 20-15, in vantaggio il Brixen col più 5. Time out che era stato richiesto dall'allenatore dell'Ariosto Ferrara. Sorprese ci sono state anche nella giornata di ieri, dove la Mechanic System Oderzo ha perso fuori casa contro l'Alibest Espresso Mestrino per 18-16, e la Castorale Puntigna ha vinto contro il Cassano Magnago anche fuori casa per 16-21. Rigore, tiro ai 7 metri per le ragazze del Ferrara. Soglietti Katia sulla linea dei 7 metri, e con un bel tiro la Soglietti realizza, e a corsa alle distanze 20-16, più 4 per il Brixen. Siamo al 18° minuto di gioco del secondo tempo. Indicazioni tattiche da parte della Duvaldo Stefani, Babbo, Ghilardi, Dunvaldo, Dunvaldo, Babbo, Ghilardi, Hilbo, Abfalt, ci prova, realizza. C'è stato il fischio dell'arbitro prima del tiro. Tiro dai 9 metri per il Brixen. Babbo, Ghilardi, Dunvaldo, Dunvaldo, uno contro uno, cerca il pivot che viene bloccata dalla difesa del Ferrara. Babbo, Ghilardi, Dunvaldo, attenzione al gioco passivo, Ghilardi, Babbo, uno contro uno, Babbo, Dunvaldo, Ghilardi, gran tiro della Ghilardi, sopra la traversa, nulla di che. Occasione adesso per le ragazze del Ferrara di portarsi al meno 3. Tiro palla delle ragazze del Ferrara con Crosta, Tanic, gran tiro che c'entra solo la traversa, e sul rimpallo dalla linea di 6 metri la Tanic realizza, si porta al meno 3, 20-17, più 3 per il Brixen che è in possesso di palla in attacco. Giro palla del Brixen con Ghilardi. Time out chiesto adesso dal coach Hubinessing.
gran recupero delle ragazze del Brixen. Però vuol mantenere alta la concentrazione questa fase finale della partita. A 17 il parziale. Il 20° minuto di gioco del secondo tempo. Possesso di palla per le ragazze del Brixen. Appalto Dumbaldo. Giada Babbo, Ghilardi, Sofia, Ilbo. Appfaltro, Lundvaldo, Appfaltro che cerca il pivot, viene bloccata sulla linea dei 7 metri, tiro dai 9 per il Brixen, 20°. Giro palla del Brixen, attenzione al gioco passivo. Ghilardi, Dunvaldo, Ilbo, gran tiro della Ghilardi, della Sofia. Bressanone che si porta di nuovo sul più 4, 21-17 il parziale. Ferrara che adesso gioca con l'extra player, con due pivot. La Marocchi, primo pivot Tanic alla linea dei 6 metri, secondo pivot con il numero 4 la Buna Nina, giro palla delle ragazze del Ferrara. Tanic si prova dall'ala, è sfortunata, c'entra solo il secondo palo. Possesso di palla delle Brixen con l'otta occasione di portarsi sul più 5. Dumbaldo, Mappago, Dumbaldo, Ghilardi, Dumbaldo. Uno contro uno della Dumbaldo e tiro dai 7 metri. A linea dei 7 metri si prepara col numero 28 la Sofia Ghilardi. Nuovo punteggio Bressanone più 5, 22-17 quando mancano 8 minuti a fine partita. Ragazze del Ariosto Ferrara che non mollano. Soglietti, crosta, Tanic, crosta, Soglietti. Cerca il pivot, la Soglietti. Nulla di che, nulla di fatto. Possesso di palla del Brixen sui Tirol. Dumbaldo che tranquillizza l'attacco del Brixen, all'occasione di portarsi sul più 6. Dumbaldo, Babbo, non c'è spazio all'ala, di nuovo alla Ghilardi al centro, Ghilardi alla Mauper, Appfalter realizza, la Nadia Appfalter porta il Brixen sul più 6 quando mancano 7 minuti a fine partita. Giro palla delle ragazze del Ferrara. Tanic, crosta, Soglietti, crosta verso il centro, cerca il pivot,
Due minuti di penalità alla Mauberg. Sara Brix adesso con un uomo in meno in difesa, cambia la posizione, la Dunvald con la Ghilardi. Bressolone sul più 6, crosta Tanic, nuova Tanic, la crosta Soglietti, crosta Tanic che sbaglia il passaggio, cade, salva la palla in extremis. Ottima la reazione delle ragazze del Brix con un uomo in meno in difesa. Tanic, tiro della Tanic sul piede sbagliato, c'era la Monica Prinston. A corso delle distanze la Tanic, 23-18 quando mancano 6 minuti a fine partita. Brixen adesso con l'extra player, toglie il portiere, giro palla del Brixen, Hilbo, Durnvaldo, Vabbo, Ghilardi, Hilbo, Abfaltro, gran botta della Abfaltro, palla che però è stata toccata dalla difesa del Ferrara, rimessa dalla linea laterale per il Brixen. Attenzione, braccio alzato per gioco passivo, tiro sporco della Ghilardi, occasione per portarsi sotto del Ferrara, Soglietti dall'ala, tiro della Soglietti sul secondo palo, scheggia il secondo palo, palla che finisce sulla linea laterale, rimessa per il Brixen. 4 minuti e mezzo alla fine partita, Brixen col più 5 in attacco per il più 6. Babbo, Dunvaldo, Ghilardi, Dunvaldo, Begni, Dunvaldo, Ghilardi, 1-1 della Ghilardi, gran tiro della Ghilardi, parata dalla Rossignoli Agna, palla che rimbalza nelle mani della Violetta Vegni che realizza e porta di nuovo il Brixen sul più 6. Time out richiesto dal mister delle ragazze del Ferrara, Carlos Alberto Britos. Sottotono oggi devo dire la Babba Giado, ha realizzato un gol, 6 la Falterer, 1 la Dunvaldo, 8 la Ghilardi, 4 la Hilber, 2 la Mauberg e 2 la Vegni. Per la squadra del Ferrara a realizzare sono stati la Crosta con 2, Fabbricato 1, 5 la Marocchi, 6 la Soglietti, 2 la Tanic, 1 la Verigni e 1 la Visentin. 24-18 il parziale, Bressanone sul più 6. Quando mancano poco più di 3 minuti. Ferrara che mette in campo l'extra player, 7 giocatrici in attacco, attacco con 2 pivot, giro palla delle ragazze del Ferrara, Tanic, passaggio all'ala al numero 6, la Ferrara Chiara che accorcia 24-19. 3 minuti e mezzo a fine partita, cambia la tattica difensiva del Ferrara da 6-0 a 4-2, a uomo la Ghilardi e la Babbo, Dunvaldo sulla linea dei 6 metri. A chiedere il time out adesso il Hubinessing, mister del Brixen,
24-19 il parziale quando mancano poco più di 2 minuti e mezzo. Squadra del Brix che ricordiamo era al primo tempo sotto di 5. Grande reazione della squadra del Brixen. Palla per il Brixen che si trova in attacco. Donvald, giro palla, invariato il sistema difensivo, ne opportuna, ne usufruisce subito la Ghilardi, si era spostata la difesa del Ferrara, porta di nuovo sul più 6 il Brixen, Sofia Ghilardi, non demorde l'Ariosto Ferrara, giro palla con l'extra player, 7 giocatrici in attacco, Tanic, gran tiro, c'entra solo il palo, Mauro Pergo che viene bloccata, occasione di portarsi sul più 7 quando mancano 2 minuti e mezzo a fine partita del Brixen. Giro palla del Brixen, Donvaldo, Ghilardi, Donvaldo, Hilbo dall'ala, non perdona, persone che si porta sul più 7 a 2 minuti e 10 dalla fine. Ultimi 2 minuti di gioco, 26-19 il parziale, in vantaggio il Brixen col più 7. Ci prova, tenuta rigore, tiro dai 7 metri per le ragazze dell'Ariosto Ferrara, la Soglietti si prepara e questa volta la Monica Punsto reagisce bene. Rimane invariato più 7 il Brixen in vantaggio. Giro palla del Brixen, sempre sorvegliato speciale la Ghilardi e la Babbo. Ghilardi adesso al pallone, passa la Babbo. Babbo incrocia con la Apfalt. Vicky dal pivot. Col numero 77 Ficolo Vicky riesce a tirar fuori porta Bressanone sul più 7, ultimi 30 secondi di gioco, sempre con l'extra player le ragazze del Ferrara, non demordono, Soglietti dall'ala, gran tiro, gran parata della Monica Prinstock, rimessa laterale Prosta, Tanic, Crosta, di nuovo la Tanic, tiro sotto mano della Tanic, niente di che, gran tiro e a realizzare è la Monica Prinston, nulla di fatto, dicono gli arbitri, non viene riconosciuto il gol e la Monica Prinston comunque vince il Brixen contro il Ferrara 27-19, gran bella partita, gran rimonta del Brixen dopo i primi 30 minuti che era sotto di 5. Da palazzetto di Bressanone
vi saluta Capaldo, Gianfranco, e a risentirci alla prossima partita. Grazie, buona serata. Ma ce l'ho bene anch'io in macchina, solo che a fare le cose non sono stato in macchina.